Buongiorno mister, Buongiorno. per la seconda volta si riapproccia qui a Brescia, le chiedo se ha usato o se sono dovute servire delle parole differenti rispetto a quando invece è arrivato all'inizio del campionato, nel suo approccio con la squadra. Sì, perché è una situazione diversa da quando è arrivato all'inizio del campionato. È una situazione che io sapevo l'importante che era che dobbiamo capire che il primo obiettivo era fare la salvezza, perché dopo tutto diventa difficile. Adesso la situazione è diversa rispetto all'inizio del campionato. Io non sono una persona positiva, e dico pe pessimista, scusa, non sono una persona pessimista, penso sempre positivamente e vedo la roba positiva di come insieme fare il lavoro per migliorare la nostra situazione, che non è facile, ma alla volta è una situazione che si trovano tante squadre e il mio approccio è stato molto simile quando è arrivato la prima volta, no? E perché la situazione è molto diversa quando io è andato e finito di lavorare qui a dicembre. Avete trovato mister, che squadra ha trovato? E le chiedo anche se l'avversario, cioè il Frosinone, è l'avversario peggiore in questo momento da incontrare, oppure è forse, visto che è primo in classifica, un avversario che dà molti più stimoli. Io penso che tutti gli avversari qui a Serie B sono difficilissimi, è una lega molto competitiva dove si deve lavorare tutto con quella prospettiva, no? È molto importante qui di non prendere altibassi in questa lega, perché tutti questi altibassi alla fine fanno una destabilizzazione a tutte le squadre. Io per lo che a me rispetta, sono motivatissimo a giocare col Frosinone. Noi abbiamo fatto una partita all'andata dove abbiamo dato in difficoltà. Sappiamo che è una squadra fortissima, lo stanno dimostrando ogni settimana. E per noi è una sfida importante, ma la difficoltà è la stessa che tutte le altre partite che noi dobbiamo giocare, dove noi dipendiamo di noi a mettere in campo una prestazione, a lottare al massimo per la maglia e fare una partita de 11 ogni settimana, no? Ma soprattutto contro Frosinone, perché è evidente che loro è una squadra in fiducia, è una squadra in un buon momento. Buongiorno, ben ritrovato. Le Grazie. chiedo come ha vissuto il quasi mese, anche meno, che ha passato lontano da Brescia, se effettivamente comunque era sempre rimasto sintonizzato e attento alle cose che succedevano qui, in previsione magari di qualcosa che poteva succedere. Lei ha parlato di sfida anche giustamente per la partita di domani, forse poi c'è anche però una sfida nella sfida a livello ambientale, perché è diventato un ambiente molto difficile, i tifosi che contestano, e domani non ci sarà neanche la curva nord. Insomma, una bella missione, un bel compito impegnativo. Per lo che rispetta, io sono stato sintonizzato in quanto a tutto lo che è la Serie B. Io ho usato questo tempo per guardarmi tutte le partite che noi abbiamo giocato. Sulle partite, queste due partite di Palermo o su Tirol, no, non le aveva visto. È stato facendo la mia vita, no? Per lo che riguarda la seconda domanda, un ambiente. È chiaro che è una situazione un po' diversa, sappiamo che tutto questo può avere un'influenza nel campo. Io solo chiedo ai nostri calciatori che mettano la testa sull'avversario e sul campo. Lo che è importante noi è andare a giocare le partite, a fare risultati, e dopo sappiamo che tutti gli altri si risolvono. Noi non siamo responsabili di niente di lo che può succedere fuori. Noi lo che siamo responsabili è lo che facciamo nel campo e basta. La nostra testa deve stare di là, senza. E dopo io no, non faccio valutazione, perché quando fine che io ho lavorato qui l'ambiente non era questo. Pertanto io solo devo dire a tutti i tifosi che mi hanno conosciuto prima, mi hanno conosciuto dopo: non è facile sempre lavorare qui, non è facile. È una società che ha tante robe fuori del campo, che sempre ha un'affettazione. Dentro, tutti sanno che io sempre lavoro al massimo per la società, con la massima professionalità, e
il massimo rispetto alla tifoseria e alla squadra, tanto la nostra come l'avversaria. Noi andiamo a fare quello, lottare ogni partita come se è la ultima e aspettiamo di questa forma fare i risultati per raggiungere il nostro obiettivo, il quale gli è stato chiaro qual era all'inizio della stagione, e penso, io ho il desiderio che il tifoso capita questo e dopo ci aiuta al massimo possibile a noi, no? È importante che le mie scelte devono marcare chiaramente la strada sulla che dobbiamo mettere le nostre prestazioni, che la nostra strada è prima è un atteggiamento di rispetto massimo alla maglia, un rispetto massimo alla società e un rispetto massimo al calcio. Fare sempre il massimo e capire che chi entra al campo deve fare così, e chi non capisce questo non entrerà al campo, e se qualcuno non è felice e vuole andare a un'altra squadra o vada da un'altra parte, per me è perfetto. L'unico che voglio è che tutti i nostri calciatori capiscano questo penso che l'unico che posso fare per il tifosi, no? E dopo aiutare la squadra a vincere il massimo pensando solo partita a partita. Mi stavi detto che ci sono delle cose simili tra la tua prima avventura a Brescia e sono molto d'accordo. Ti faccio questa domanda: secondo me il merito che tu hai avuto quella volta, dove arrivasti in una situazione complicata, fu di dare una linea alla squadra, trovare gerarchie e responsabilità. All'epoca però avevi trovato delle soluzioni immediatamente, penso a Chancellor, che era il tuo uomo, che parlava spagnolo, rimesso al centro del progetto, Birkir che girava, era la soluzione tattica, e poi in quel contesto che funzionava, aveva delle gerarchie chiare, Aie ha fatto quello che abbiamo visto, Donnarumma, di cui nessuno parlava, ha fatto 4 gol nelle ultime 5 partite, e la squadra ha fatto quello che ha fatto. Oggi ti chiedo se c'è un problema di gerarchie, se c'è da ricostruire anche una leadership dei giocatori, se c'è qualcuno che deve prendersi delle responsabilità, e se in questo momento c'è, insomma, da parte tua più o meno lo stesso lavoro da fare, con un vantaggio rispetto ad allora, che oggi il mercato è aperto e allora il mercato era chiuso, dovevi lavorare con quel che c'era. È un po' simile a quella situazione. Noi, nel primo allenamento martedì, abbiamo fatto capire alla squadra che è molto importante l'eliminazione di tutte le gerarchie. Fino a oggi tutte le gerarchie erano state eliminate e il calciatore deve pensare solo a lavorare alla erba, e la erba è la che parla, e fare parlare alla erba, questo è lo più importante. Dopo, in quel momento, calciatori che avevano l'esperienza e la qualità hanno fatto un passo avanti, in quel momento, ma questo l'hanno fatto perché il processo è stato simile, no? Eliminare tutte le gerarchie e fare parlare al campo, e mettere la testa solamente a ogni allenamento e a ogni partita. Quello è stato un po' lo che si è fatto di là, e io ho avuto la fortuna che aveva trovato un staff fantastico, tutti che erano intorno della squadra hanno aiutato al 100% in quella situazione. Quello è stato veramente una fortuna grande, dove ho conosciuto grandi professionisti e grandi persone, e non solo lo staff diretto che lavora con il calciatore, sino tutti quelli che erano con noi, no? E chiesto lo stesso, abbiamo eliminato tutte le gerarchie e solo mentalizzato il calciatore a dare tutto in ogni allenamento e in ogni partita. Dopo noi prendiamo scelta, io prendo scelta tecnica in base a quello che io vedo ogni giorno, e penso che questa è la strada che aiuta una squadra a uscire da un momento così, perché è l'unico che fa è riconcentrare il calciatore a fare il massimo del che lui può fare per il suo stesso, e questa maniera può aiutare la squadra, no? Un po' il processo è molto simile. È vero che la squadra è diversa, aveva una qualità, aveva un'esperienza, quella squadra aveva quel punto d'orgoglio di che sapeva che poteva fare meglio, doveva fare bene. Quella squadra stava giocando in Serie A l'anno prima, e questo ci ha aiutato tanto, no? Io aspetto al massimo che tutti mettano tutto lo che hanno dentro già da domani, no? Dove noi dobbiamo fare un passo avanti, che è importantissimo, perché ogni punto aiuta, e aspetto che tutti ritroviamo quell'spirito non solo dentro della squadra ma anche fuori, e aspetto che il nostro lavoro e la nostra onestà nel lavoro
sia valorata per i nostri tifosi e questa maniera poco a poco ci aiuta anche loro. Devo dirle che il tifosi ha tutto il diritto del mondo a essere scontento, ma alla volta mi piace quando il tifosi, tutta questa manifestazione che sempre ci arriva, no, a noi, è fatta dopo la partita. No? E la partita mi piace questa tifoseria che dice andiamo a morte come i ragazzi, ma questo è un diritto che noi dobbiamo guadagnare. E noi usciamo domani alla erba con l'intenzione di guadagnarci questo diritto, no? E guadagnarci questo aiuto extra del tifosi. E io come allenatore l'unico che ho in testa è riconnettare al massimo possibile questa squadra con la tifoseria, con l'aiuto di tutti quelli che lavorano con me, che sempre fanno un aiuto massimo, per tutti insieme uscire poco a poco da questa situazione, che sarà difficile, sarà una battaglia dura fino all'ultima partita, come per tutte le altre squadre. Volevo chiedere, ci sono arrivati due nuovi giocatori provenienti dalla stessa società del Lecce, è partito Moreo, si aspetta qualcosa d'altro e se poi questi due giocatori sono già pronti per giocare? Io non mi aspetto mai niente, io vivo sempre il presente e oggi questa settimana è arrivato questi due calciatori, sono due calciatori che a me, che io ho sempre valorato molto. È stata una sorpresa agradabile che la società le ha preso, penso che ci possano aiutare tanto come tutti gli altri. Moreo ha fatto la scelta con la società di andare, questa è una roba che alla fine si pensa che la strada è un'altra parte, io devo rispettare, penso che è giusto anche per noi, no? L'importante è che questi due che hanno arrivato sì che hanno visto una motivazione massima di aiutarci, una motivazione massima di fare bene, di giocare per la squadra e sono contento. Vediamo i prossimi giorni se la società fa qualche altra cosa. Questo non è mai una roba che io ho in testa, no? Del mercato. Io lavoro, la squadra alla fine l'ha fatto sempre la società, io lavoro al massimo. L'unico che sempre io come allenatore sono molto chiaro, dopo che quando si fa una squadra, è in dire questa squadra può fare quello, perché io l'ho di ingannare una tifoseria, non l'ho fatto mai e non lo farei adesso. È uscito Moreo, arriva Rodriguez come ruolo, sono due giocatori però differenti, cambierà qualcosa anche tatticamente nella squadra? Sì, penso che adesso siamo un po' più bilanciati sulle disposizioni tattiche avanti, no? Mezzocampo, John è un calciatore che ci aiuta sulla mezzala, che adesso che abbiamo perso a Bertagnoli è un aiuto importante. E dopo Pablo è un calciatore che può lavorare, che può giocare in una situazione trequartista, una situazione d'esterno, e fa che Bianchi e Aie si disputino insieme la posizione d'attaccante. No? Penso che abbiamo riuscito a trovare un po' di chiarità, più chiarità. No? Chiarezza. Chiarezza. Chiarezza, più chiarezza, scusa. Lei, le ho chiesto prima come ha vissuto il mese in cui è stato lontano, no? Mi sembra molto... E ha anche detto, ho rivisto le nostre partite, quindi non so se ci sono state anche delle riflessioni, sembra oggi anche molto accorato nel parlare i tifosi, molto focalizzato sulla squadra. Rivedendo le partite, appunto, quali sono state le riflessioni che ha maturato e lei dentro anche come si sente? Più, non so, arrabbiato, più carico, più adrenalinico? Che cosa, così, un po' emotivamente, da un punto di vista così emotivo, come lei si sente? Io mi sento molto sereno, molto concentrato. Penso che adesso si capisce qual è l'obiettivo reale a cui questo sempre aiuta. E mi trovo molto sereno perché sono sicuro che abbiamo la capacità, tutti insieme, se tutti mettiamo tutto lo che noi abbiamo dentro, abbiamo la capacità di raggiungere questo obiettivo al massimo, no? Ma è importante che la situazione sia serena all'intorno della squadra e che tutto questo lavoro può diventare importante nel campo, perché
dopo di riguardare tutte le partite, posso dire che abbiamo qui in questa Lega, adesso ancora capito di più, no? Perché ho guardato le partite da un punto di vista un po' neutro. Abbiamo squadre in questo... da un punto di vista neutro, abbiamo squadre che sono fatte con risorse per giocare un campionato lungo e fare bene anche in situazioni di infortuni o in situazioni di mancanze, no? Sono squadre che si hanno fatto molto bene di testa, sono squadre che si hanno fatto anche con molta qualità e che evidentemente ha avuto una spesa importantissima. Questo calcio professionista, il calcio professionisti alla fine lo marca molto il livello del budget della squadra, no? Hanno squadre che si hanno fatto per raggiungere un obiettivo altissimo come è la possibilità di andare in Serie A, e non lo hanno fatto di parole, lo hanno fatto di fatti, no? E questo marca un tipo di stagione, ma allo stesso modo penso che tutte le squadre se la possono lottare con tutti, no? Io vedo una Serie B che ha cambiato molto dopo la prima sosta. Penso che tanti allenatori che hanno perso il lavoro dopo la prima sosta ha fatto a tutte le squadre diventare molto più come si dice, molto più conservative, no? Questo ha aumentato la competitività. Il risultato più abbondante dopo della prima sosta è il pareggio. Quello vuol dire che tutte le squadre che possono raggiungere un pari e aspettare il momento quello buono, che tutti l'hanno avuto, un momento buono durante la stagione, un momento malo, uno l'ha avuto all'inizio, l'altro l'ha avuto al mezzo, l'altro l'ha avuto adesso, e uno l'avrà più avanti, l'altro l'avrà più tardi, no? E in quel momento la squadra raggiunge a fare vittorie importanti e raggiungono i suoi obiettivi. Penso che una competizione dove ogni punto si deve valutare come positivo, perché alla fine, dopo in queste 2-3 settimane, ancora non capisco perché noi abbiamo fatto qualche punto e non si è valutato di forma positiva, no? Non lo capisco, sembrava che siamo il Real Madrid che fa un pareggio e non vale, no? Real Madrid quando fa un pareggio non vale, noi abbiamo diventato subito il Real Madrid, e questo è un'altra volta, erano pressioni esterne che non aiutano la squadra e basta. Io è venuto con tutta la serenità del mondo, con la serenità che io vengo a fare il lavoro, sono un professionista e vengo a che tutti capiscono lo che noi dobbiamo fare, ma non vengo a perdere il tempo, non vengo a giudicare situazioni esterne, vengo a bloccare di tutto, tutti dobbiamo capire dove siamo messi e dobbiamo andare tutti insieme per la stessa strada. La strada con i ragazzi la devo marcare io come allenatore, e questo è dove io ho la testa. Grazie. Grazie.